successo di Cristiano Ronaldo, sarà sold out lo stadio del Chievo, e quindi se non giocherà Cristiano Ronaldo avranno buttato via i soldi, quelli del Chievo, che ovviamente penso perderanno contro la squadra diciamo favorita. 735.000 coin, mi sono dimenticato di dirvi che non abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'anno scorso, che era di 750.000 coin, ma ci mancano diciamo sui 25.000 coin. Passando alla seconda partita, ci troviamo AC Milan contro Genoa. Io andrei sul Milan, dato che ha fatto, diciamo, non un buon mercato come l'anno scorso, però, diciamo, ci sta. Io andrei a scommettere anche 10.000 coin, 4.600 sarà il nostro profitto in caso di vincita, come sempre, e giocherà tra l'altro anche in casa, quindi molto molto bene. Passando a Parma Udinese, qui la quota è incredibilmente alta per entrambe. Io andrei più sul Parma, siccome deve vincere con onore, oserei dire, per la prima di campionato dopo anni che non è più in Serie A. Io qui scommetterei 8.000 coin per il Parma, 8.640 coin sarà il profitto in caso ovviamente di vincita. E passando successivamente ci troviamo Sassuolo contro l'Inter. L'Inter che sta puntando su Modric e mi sa proprio che lo vedrà col binocolo, pensate se Real lo lascia, voci veramente incredibili. E puntiamo 10.000 coin, quota di 1.52, la nostra vittoria sarà di 5.200 ovviamente in caso di vincita. Qui siamo il più cuor di leone fino adesso, ma comunque questa partita si giocherà il 19 di agosto, quindi ce n'è di tempo per scommettere, ovviamente parlando degli altri. Bologna SPAL 2013, non so perché 2013 o 1913, non lo so. Andiamo su bolognese, il tortellino. Io ci punterei 4.500 coin perché non sono neanche sicuro della vittoria, una partita un po' imprevedibile, anzi giusto per, scommettiamo 5.000 e 5.000 sarà il nostro profitto, quindi una quota di 2.0. e Tottenham, io andrei a scommettere sul Tottenham, quindi questa partita la vedrete anche quando è già stata fatta, ma non importa, ormai siete abituati. 8.500 coin sarà quello che punteremo, 7.140 sarà quello che prenderemo. E quindi passiamo all'ultima partita di oggi, forse, sempre se non stanno giocando in questo momento, no, perché giocheranno domani alle 16, Huddersfield Town contro Chelsea. Noi andiamo sul Chelsea e puntiamo 10.000 coin così per chiudere in bellezza, 4.400 coin sarà il nostro profitto ovviamente in caso di vincita. Abbiamo 61.500 coin in gioco e diciamo che possiamo anche tirare le conclusioni. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, in ogni caso vi invito a lasciare un commento qui sotto con cosa ne pensate di tutto il cammino che stiamo facendo. Ho dato una botta al microfono, scusate. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando passate qui sotto dove ci sono le grafiche, anzi le avete viste già prima. Ci vediamo alla prossima, un saluto qui da Alessio, bella!